Ciao ragazzi, qui è Flash 81. Oggi vi parlo di un altro midclot ed è Pegasus con l'armatura V2, seconda versione. Allora, ci tengo a dire una cosa. Voi se avete visto la recensione dei cavalieri, la prima che ho fatto dei cavalieri, ovvero quella di Pegasus V1, che è questa qua. Dovete capire che questa è uscita molto dopo che questo diciamo è stato il primo che hanno fatto. Infatti secondo me ha molte lacune, tipo la testa, poi lo vedrete, è troppo grossa, il viso non sa di nulla rispetto a questa che, come vedete, anche solo il viso è meglio, senza contare l'elmo qui chiuso, e invece nella V2, come potete vedere qua, è un diadema. Io la chiamo passatina, ma non si può le vedere. Allora vi farò vedere, come al solito, da cosa è composto, e vi dirò subito che per quanto riguarda i pezzi sono molto molto inferiori ai V1, proprio per quanto, cioè nel V1 sono molti di più i pezzi, invece nel V2 stranamente sono pochissimi. Ma non perdiamoci in discorsi, ora vi farò vedere immediatamente, subito, appena, da cosa è composta questa armatura. Allora, vi dirò i pezzi, quelli sono in plastica e quelli che sono in metallo. Allora, i due elmi, 1 e 2, sono in plastica. I coprispalle sono in plastica e pure le ali sono in plastica. Il resto della pettorina, la cintura, i copribracci, i copriginocchi e i gambali sono tutti in metallo. Quello che vi dicevo prima della testa, vedete, è troppo grossa, è inespressiva, non ti ispira nulla. Ora ragazzi, come al solito, vi farò vedere prima il totem e dopo vi mostrerò come sta nel segno. A dopo. Ecco a voi il totem del cavaliere di Pegasus. Questo è ovviamente il totem della seconda versione. Come ho già detto, non mi piace molto, però io, essendo un collezionista, per aver di tutto ho dovuto prendere anche questa. Non vi consiglio questa, ma quella che hanno rifatto da un po', ovvero i midclot X, che devo dire lì è fatto veramente bene. I V2 X sono fatti veramente veramente bene. Questo purtroppo è il midclot normale, non è X, purtroppo. Via, ora vi farò vedere come sta nel segno. Come sta l'armatura addosso al personaggio Pegasus. E ci si vede con l'armatura indossata. Ciao! Ecco ragazzi, questo è Pegasus con l'armatura indossata. Ovviamente Pegasus V2, ovviamente. Come detto prima, non mi piace l'espressione del viso e la testa è molto grossa rispetto al resto del corpo. Vi consiglio davvero di pigliare, se volete, questa versione qui di Pegasus. Vi consiglio la versione X, che è molto molto meglio. Questo ragazzi è stato il mio primo personaggio preso dei cavalieri.
lo faccio vedere meglio nel più possibile. Ok. Ragazzi, con questo è tutto, il video di oggi finisce qua. Allora, ragazzi, con questo è tutto, il video di oggi finisce qui. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like e se volete che altri guardino questo video, basta condividerlo nei social tipo Facebook, Twitter, questi social qui. A voi tanto, ragazzi, non vi costa nulla, a me mi aiutereste tantissimo. Via, con questo è tutto, ciao da Flash81, ciao!